Firenze, Palazzo del Bargello, è il 29 dicembre 1479. Da una di queste finestre pende un impiccato e Leonardo da Vinci, mescolato ai curiosi, disegna al volo la scena. L'uomo si chiama Bernardo Bandini, è vestito in un modo strano, ha un costume turco, è stato catturato dopo una caccia all'uomo durata più di un anno a Istanbul. La sua fine è l'epilogo di una faida mortale tra le due famiglie più importanti di Firenze, i Medici e i Pazzi. La loro rivalità culmina con un attentato dentro al Duomo, il frutto di un intrigo internazionale, la congiura dei Pazzi, una cronaca che si snoda tra chiese, palazzi, cortili e stanze segrete. Questo è Palazzo Medici sulla Via Larga, oggi è noto come Palazzo Medici Riccardi, è il quartier generale della famiglia Medici, il simbolo del loro potere, costruito da Michelozzo per conto di Cosimo il Vecchio, il patriarca. I Medici sono la famiglia più importante di Firenze, sono banchieri da generazioni, sono ricchissimi e hanno incominciato a comportarsi come principi. Qui, la mattina del 26 aprile 1478, Lorenzo il Magnifico si prepara ad accogliere un ospite molto importante. È Raffaele Riario, parente e protetto di Papa Sisto IV, nominato cardinale giovanissimo, a 16 anni. Aveva il Papa tenuto nello studio pisano a imparare lettere pontificie Raffaello Riario, nel quale luogo ancora essendo, fu dal Papa alla dignità del cardinalato promosso. Il cardinale è a Firenze e i Medici vogliono riceverlo con tutto l'onore che il suo rango merita. Nel 1478 a capo della famiglia ci sono due fratelli, Lorenzo e Giuliano. Lorenzo è il primogenito, ha 29 anni, Giuliano è più giovane, ne ha 25. I due fratelli hanno caratteri molto diversi, ma sono legatissimi fra loro. Lorenzo è più maturo, affidabile, sente sulle spalle il peso della responsabilità familiare. Ha incominciato a lavorare a 20 anni, suo padre lo ha mandato a fare un giro nelle varie filiali del Banco dei Medici. Un viaggio di lavoro, ma anche una missione diplomatica in tutte le città in cui è stato. Lorenzo ha conosciuto le persone più importanti, il Duca a Milano, il Papa a Roma, il Re a Napoli. La sua formazione si compie con la scelta della moglie, Clarice Orsini, che viene da una famiglia nobile romana di condottieri. I Medici, nella loro ascesa al potere, si sono fatti molti nemici e avere dei soldati in famiglia può fare comodo. Come lo Stato dei Medici, avendo vinto tutte le inimicizie, le quali apertamente lo avevano urtato, era necessario che ella superasse ancora quelle che occultamente contro gli macchinavano. Oltre ai soldi e al potere, un aspetto fondamentale nella costruzione dell'immagine pubblica della famiglia Medici è la loro passione per l'arte. Lorenzo stesso è un poeta, è un umanista, tutti gli artisti più importanti di Firenze, Donatello, Botticelli, Leonardo, Michelangelo, sono passati dalla loro corte, sono stati promossi e protetti. Poi, oltre al mecenatismo, c'è la loro ospitalità. La famiglia dei Medici è sempre splendida e munifica per molti aspetti, soprattutto nell'accoglienza riservata a ospiti illustri. Dopo Lorenzo c'è Giuliano, festaiolo, seduttore, amante della bella vita. Lorenzo voleva fare di lui un cardinale, ma Giuliano ha declinato l'offerta. Allora gli aveva trovato una moglie molto importante, la sorella del signore di Piombino, quindi uno sbocco a mare per Firenze e per i Medici. Anche lì Giuliano è stato tiepido, la trattativa è andata per le lunghe e non si è chiusa mai. La Tresca
più famosa di Giuliano è stata con Simonetta Vespucci, moglie di un nobile fiorentino, ispiratrice bellissima di Botticelli. Secondo molte interpretazioni è lei la Venere della nascita di Venere ed è lei una delle grazie nella primavera. Simonetta muore giovanissima, ma la sua figura resta viva a Firenze come esempio e ideale di bellezza. La chiamano la senza paragoni. Per quanto riguarda Giuliano, i ritratti di Botticelli e di Verrocchio ci mostrano un ragazzo bello, ma tutto sommato nella media. Il suo amico Poliziano invece lo descrive come un divo di Hollywood. Fu di alta statura, un corpo ben proporzionato, con pettorali ampi e sporgenti. Aveva le braccia tornite e muscolose, il ventre piatto, occhi vivaci, volto indomito, capelli lunghi e neri. Delineato il carattere dei due fratelli, vediamo qual è l'azione politica dei Medici, che si gioca sull'equilibrio tra l'esercizio del potere assoluto e il basso profilo. Comandare senza dare nell'occhio. Nella Repubblica Fiorentina le cariche sono elettive, votano le corporazioni, votano le diverse categorie sociali. I Medici riescono ad occupare in permanenza tutti i ruoli più delicati, magari però non loro di persona, ma sistemando i loro uomini. Questo palazzo, che un tempo era molto più austero di come lo vediamo oggi, è un esempio della loro linea di condotta. Cosimo, il nonno di Lorenzo, all'inizio affida il progetto a Brunelleschi, poi però lo scarta perché lo considera troppo lussuoso. Un altro esempio è negli affreschi della Cappella del Palazzo, dipinti da Benozzo Gozzoli, il soggetto è il Viaggio dei Magi. Nel corteo che accompagna i Magi si riconoscono vari personaggi, c'è l'artista Benozzo Gozzoli, c'è il Papa Pio II Piccolomini che ha l'aria scocciata perché è stato messo in fondo al corteo. Poi ci sono Lorenzo e Giuliano de' Medici, giovanissimi. Ci sono Sigismondo Malatesta, Galeazzo Maria Sforza, Piero de' Medici, il padre di Lorenzo. E al centro, a cavallo di una mula quasi in segno di concretezza e di umiltà, c'è Cosimo, l'artefice dell'ascesa della dinastia. Giovanni di Bici getta le basi della fortuna finanziaria dei Medici. La sua attività come uomo d'affari comincia a Roma e si allarga all'Europa, dove il Banco dei Medici apre molte filiali. Giovanni è un fiorentino ricco e influente e soprattutto è il banchiere prediletto del Papa. 1429. Quando Giovanni muore, il figlio Cosimo amministra con saggezza i beni ricevuti dal padre, ma la sua ascesa personale contribuisce anche il prestigio come umanista e mecenate. 1433. In pochi anni Cosimo diventa uno dei banchieri più potenti d'Europa e si afferma anche politicamente. Un successo che gli procura dei nemici e determina prima l'arresto e poi l'esilio. 1434. Dopo nemmeno un anno dalla messa al bando, Cosimo viene richiamato a Firenze dai concittadini scontenti. Il ritorno in città segna l'inizio del suo primato politico e Cosimo assume di fatto il controllo delle cariche pubbliche, anche se formalmente mantiene in vita le istituzioni comunali. 1436. Uno degli eventi simbolici più importanti del secolo è la consacrazione del Duomo di Firenze, seguita al completamento della famosa cupola del Brunelleschi. Quell'occasione sancisce anche il raggiungimento del potere da parte di Cosimo, che è accanto al Papa Eugenio IV durante la funzione. 1439. Il capolavoro politico di Cosimo si realizza però quando ottiene che il concilio tra la Chiesa ortodossa d'Oriente e quella cattolica d'Occidente si tenga a Firenze. Il Papa e il Patriarca di Costantinopoli sono suoi ospiti personali e l'evento si conclude con la riunificazione delle due chiese, avvenuta in Santa Maria Novella. 1459. Il viaggio dei Magi di Benozzo Gozzoli a Palazzo Medici Riccardi è una celebrazione e un chiaro riferimento al Concilio, che cita apertamente con l'inserimento dei protagonisti nell'affresco. Dopo
Dopo Cosimo le redini della famiglia passano a suo figlio Piero e quando Piero muore a Lorenzo, che ha solo 20 anni, in segno di rispetto la città di Firenze gli riconosce il titolo di Magnifico che prima di lui veniva dato solo a chi aveva già compiuto 45 anni e ricoperto le massime cariche cittadine. Ma tutti questi onori, questa ricchezza, questo potere generano invidia e rivalità soprattutto nell'altra grande famiglia di banchieri fiorentini, i Pazzi, che quella mattina del 26 aprile 1478 sono riuniti in una villa fuori Firenze. Questa è Villa La Loggia, la villa di campagna della famiglia Pazzi e oggi è la sede della casa editrice Giunti. I Pazzi con i loro complici sono riuniti qui perché da tempo progettano di eliminare i loro rivali, i Medici. Di loro non ci sono ritratti, solo le descrizioni dei contemporanei. Incominciamo con una presentazione di tutta la famiglia Pazzi partendo da una voce neutrale, Machiavelli. Erano i Pazzi, per ricchezze e nobiltà, allora di tutte le altre famiglie fiorentine splendidissimi. C'è poi una voce di parte, l'umanista Angelo Poliziano, che è amico dei Medici e i Pazzi li descrive così. La famiglia dei Pazzi era odiata, perché oltre al fatto di essere tutti avarissimi, risultava intollerabile il loro comportamento insolente ed arrogante. La rivalità tra le due famiglie è antica, alimentata da paure reciproche e sospetti. I Medici hanno impedito ai Pazzi di incassare una grande eredità. I Pazzi si sono sostituiti ai Medici come banchieri del Papa, piccole e grandi ripicche che nascondono la vera posta in palio, il primato su Firenze. E a questo si aggiunge che i Pazzi considerano i Medici usurpatori delle libertà repubblicane. Il vecchio Cosimo de' Medici ha provato a ricomporre la frattura facendo sposare sua nipote Bianca, sorella di Lorenzo, a Guglielmo de' Pazzi, ma l'odio non si è spento. Questo è il quadro familiare, ora passiamo ai singoli. C'è il capofamiglia, Jacopo de' Pazzi, il più vecchio, ha 45 anni e all'inizio è freddo sulla congiura, poi si lascia convincere. Insieme a lui c'è il nipote, Francesco de' Pazzi, il più avvelenato contro i Medici. Era pieno di grande indignazione nel vedersi preferire la famiglia Medici. Calunniava sempre Lorenzo e Giuliano e non perdeva occasione di schermirli. Non si risparmiava nessuna infamia e nessuno insulto. Un conto però è l'insulto, un conto è progettare di liquidare un'intera famiglia, ma cos'è che spinge i Pazzi a passare dalle parole ai fatti? Una ragione decisiva è che hanno trovato un alleato prezioso, è Francesco Salviati, arcivescovo di Pisa, uomo molto vicino al Papa. Il ritratto che ne fa Poliziano è a tinte molto fosche. Questo Francesco fu uomo ignorante e spregiatore di ogni legge umana e divina, pieno di ogni vizio e nefandezza, sfrenato nella sua lussuria e infame nei suoi lenocini. Salviati coinvolge nell'impresa anche suo fratello e suo cugino Jacopo. Poi, proseguendo nell'elenco dei cospiratori, troviamo un altro Jacopo, un umanista, Jacopo di Poggio Bracciolini, che forse entra nella congiura perché è trascinato, o forse, almeno secondo Poliziano, per delle ragioni molto concrete. Costui, per le ristrettezze della sua situazione economica, per i debiti che aveva contratto in gran quantità e per una certa sua congenita vanità, bramava qualsiasi rivolgimento. Poi c'è l'ultimo dei sette congiurati, si chiama Bernardo Bandini ed è descritto anche lui con disprezzo. Uomo corrotto, audace, impavido. Anch'egli spinto precipitosamente ad ogni delitto, dopo aver dilapidato il patrimonio familiare. Al gruppo che si aggira qui, nelle stanze, nelle corti, nel giardino della villa complottando,
si aggiunge un nuovo personaggio, Giovanni Battista da Montesecco, un uomo d'armi definito dalle fonti condottiere. Ha un ruolo preciso, lui è il sicario, il killer incaricato di uccidere Lorenzo il Magnifico. Più tardi renderà una piena confessione svelando il retroscena della congiura come un collaboratore di giustizia e raccontando come e dove è stato reclutato. Con l'arcivescovo Salviati e Francesco De Pazzi ne parlai in Roma nella camera del detto arcivescovo e mi dissero di volermi rivelare un segreto pensiero che avevano da tempo nel cuore. Seguendo le tracce del killer Montesecco arriviamo a Roma. Questo è Palazzo Altemps, oggi sede del Museo Nazionale Romano, ma ai tempi della congiura è il palazzo di uno dei protagonisti, Girolamo Riario. Qui a Roma Montesecco ci guida attraverso una serie di cerchi concentrici del potere. Nel cerchio più esterno ci sono i suoi reclutatori, Salviati, l'arcivescovo di Pisa e Francesco De Pazzi, che gli rivelano l'intenzione di rovesciare il potere dei Medici a Firenze. È la primavera del 1477. L'arcivescovo cominciò a parlare facendomi intendere come lui e Francesco De Pazzi avevano in mente di cambiare la situazione a Firenze e che ci voleva il mio aiuto. Montesecco non si sbilancia. Spiega che lui non può decidere da solo perché ha le dipendenze di figure molto importanti, il conte e il papa. Il conte è Girolamo Riario, influentissimo nipote di Papa Sisto IV. E arriviamo così al secondo cerchio concentrico, quello più interno. I suoi reclutatori lo rassicurano, anche il conte è d'accordo. Come pensi che potremmo fare questa cosa senza il consenso del conte? Lorenzo de' Medici lo vuole morto. E non credo esista un uomo al mondo che lo odi di più. Montesecco continua ad essere perplesso, è pieno di dubbi, chiede spiegazioni, guadagna tempo e per un po' non sente più parlare della congiura. Fino a quando viene convocato qui, in questo palazzo, direttamente dal suo capo, Girolamo Riario, che viene subito al punto. L'arcivescovo mi dice che t'hanno parlato d'una faccenda che abbiamo per le mani. Che te ne pare? Montesecco è ancora tiepido, vuole conoscere i dettagli del piano. E a questo punto, per la prima volta, Riario fa esplicito riferimento alla necessità di uccidere. Dice alla lettera che bisogna tagliare a pezzi Lorenzo e Giuliano e poi attaccare Firenze. Montesecco è sempre più scettico. La gente a Firenze ama i Medici, nessuno gli verrà dietro. Ma Riario e i suoi complici sono convinti del contrario. Tutto questo però a Montesecco non basta, vuole una benedizione più alta. A nostro Signore piacerà questa cosa? E mi risposero. A nostro Signore faremo sempre fare quello che vorremmo noi. E ancora, Sua Santità vuole male a Lorenzo. Desidera questo più di ogni altra cosa. Abbiamo lasciato Palazzo Riario dall'altra parte del Tevere, abbiamo attraversato il fiume e siamo arrivati qui all'ultimo dei cerchi concentrici. Dopo il banchiere, l'arcivescovo e il conte, Montesecco viene portato dal Papa che lui chiama Nostro Signore. Sisto IV chiarisce la sua posizione. Mettere le mani su Firenze va bene, ammazzare i Medici no. Io non voglio la morte di nessuno. Il mio ufficio non lo permette. Anche se Lorenzo è un villano che si è comportato male con me, non voglio la sua morte. Un cambio di regime a Firenze, sì. L'incontro prosegue sul filo dell'ambiguità, il Papa insiste, colpo di Stato a Firenze ma senza morti. Allora suo nipote Riario gli risponde, va bene, faremo il possibile, però se ci scappa il morto ci perdonerai. Allora il Papa dice, fate un po' come volete ma non uccidete nessuno, poi si alza e se ne va. A questo punto Riario si assume la responsabilità di ignorare le raccomandazioni dello zio e prende la decisione finale. Questa cosa non si poteva fare in alcun modo senza la morte di Lorenzo il Magnifico e del fratello.
Le cose grandi non si potevano fare altrimenti. Girolamo Riario se la sente di prendere una decisione così estrema perché in fondo sa bene che rovesciare i Medici fa comodo a molti, non solo a suo zio il Papa. Sisto IV sta combattendo da tempo il potere dei Medici e aver tolto ai banchieri fiorentini l'incarico di depositari pontifici per affidarlo ai rivali pazzi è solo uno fra i tanti contrasti tra il Papa e Lorenzo il Magnifico. Il primo attrito risale al 1472, quando i fiorentini cominciarono a sfruttare i giacimenti di allume a Volterra contro la volontà del Papa. All'epoca l'allume era una sostanza preziosa, necessaria per tingere i tessuti, e i Medici si erano impegnati a utilizzare solo quella proveniente da Tolfa, nello Stato Pontificio. Dopo quello screzio iniziale, Sisto IV si indispettì anche per l'appoggio che Firenze diede alla rivolta di Città di Castello, territorio ecclesiastico. Ma forse l'episodio più significativo fu il sostegno che i Medici diedero a Carlo Fortebraccio nel 1477, che aveva per obiettivo la conquista di Perugia, un altro territorio pontificio. Ferrante d'Aragona, re di Napoli, vuole invece cambiare la situazione politica fiorentina per indebolire la Lega Tripartita, di cui Firenze fa parte insieme a Venezia e Milano. Ma non potendo attaccare direttamente i veneziani, preferisce sostenere gli avversari dei Medici per mettere fine al loro potere. Federico da Montefeltro cova diversi motivi di risentimento politico verso i Medici che rappresentano un ostacolo alle sue mire espansionistiche. Il duca di Urbino cerca infatti nuovi sbocchi commerciali verso Arezzo che gli permetterebbero una maggiore autonomia e per raggiungerli ha bisogno di una Firenze indebolita e isolata diplomaticamente. Ma c'è anche uno sgarbo personale che il duca non riesce a dimenticare. Lorenzo si è opposto alla sua nomina al luogotenente del Ducato di Milano, un incarico a cui Federico teneva molto. Girolamo Riario, nipote del Papa, prova rancore verso Lorenzo, che ha negato a Sisto IV un prestito di 20.000 ducati, destinati all'acquisto di Imola. La città doveva diventare il piccolo stato personale di Girolamo Riario e l'opposizione dei Medici ha quasi compromesso il progetto. Questa è la situazione generale alla base della congiura e per seguirla siamo tornati a Firenze. Da quassù si ha una visione d'insieme del teatro delle operazioni, il centro, Palazzo della Signoria, il Duomo. E là sulle colline le ville delle grandi famiglie, dei Medici e dei pazzi. Il piano si mette in moto nell'agosto del 1477 e prevede fasi successive. La prima fase è un sopralluogo, con la scusa di un'ambasceria a Montesecco, viene mandato a Firenze, deve fare una ricognizione in città e conoscere Lorenzo de' Medici, l'uomo che dovrà uccidere. Ma l'incontro con il Magnifico riserva una sorpresa. Altri mi avevano parlato di lui. Invece lo trovai ben disposto nei confronti del conte, che veramente non si potrebbe essere più amorevoli neanche con un fratello. Lorenzo parla bene del conte Riario e l'assassino è preso in contropiede. Gli avevano parlato di un despota, egoista e infido, invece si trova di fronte un uomo gentile che gli sta pure simpatico. Il complotto però non si ferma e si passa alla fase successiva, alla seconda. Nella primavera del 1478 arriva a Firenze, ospite dei pazzi, il giovanissimo cardinale Raffaele Riario, anche lui parente del conte e del papa. Però viene tenuto all'oscuro di tutto, deve funzionare solo come esca. Tutto è previsto per il 19 aprile. I Medici organizzano un ricevimento nella loro villa di Fiesole per il cardinale Riario, tutti sono invitati. I pazzi, i salviati, ed è lì che devono ammazzare Lorenzo e Giuliano. Ma Giuliano non sta bene e rimane a casa. Per il successo della congiura è fondamentale che i due fratelli vengano uccisi assieme. Non si può rischiare che uno rimanga vivo e si vendichi. Così l'attentato salta, si farà un nuovo tentativo una settimana dopo a Firenze. Allora, di nuovo in confidenza, fanno sapere a Lorenzo che il cardinale desidera essere invitato a un banchetto a Firenze e vedere gli ornamenti del palazzo di città. Torniamo così alla mattina del 26 aprile. I congiurati da Villa La Loggia sulle colline scendono verso Firenze, entrano in città da quella porta, Porta San Gallo, diretti a Palazzo Medici. I Medici intanto non sospettano nulla e preparano il grande banchetto.
poliziano dice che tirano fuori le gemme, i tappeti, l'argenteria, insomma lustrano la casa. Nel frattempo sono già schierate ai confini le truppe che dovranno sostenere i cospiratori, pronte a intervenire ad un segnale convenuto. Ciascheduno di questi, con le genti del paese, tenessero le loro compagnie a ordine per fare quanto dallo arcivescovo De Salviati e Francesco De Pazzi fosse loro ordinato. Da Porta San Gallo i cospiratori arrivano qui a Palazzo Medici. Il loro piano è semplice: aspettare la fine del pranzo e, quando tutti sono un po' storditi, assassinare i due fratelli, poi rubare i tesori, prendere le armi nell'arsenale e andare ad occupare Palazzo Vecchio. Ma da alcuni informatori dentro il palazzo vengono a sapere che c'è un nuovo intoppo. Come una settimana prima, Giuliano sta male e al banchetto non si farà vedere. Ma c'è un'altra informazione: i due fratelli Medici sono andati in Duomo per la messa della domenica, quella è l'unica possibilità per trovarli assieme. Il piano viene cambiato al volo, devono ucciderli in chiesa e non si può più rimandare, ormai in troppi sanno della congiura, rimandare sarebbe molto pericoloso. Pertanto di nuovo i capi della congiura si radunarono e concludono che non fosse da differire il mandarla ad effetto, perché gli era impossibile, essendo nota a tanti, che non la si scoprisse. I congiurati da Palazzo Medici, che è quello laggiù con le bandiere, si precipitano qui al Duomo, sono pochi metri. Dopo anni di preparazione sono costretti a improvvisare in un tempo brevissimo. I Medici intanto, all'oscuro di tutto, dalla chiesa gli vanno incontro. È una situazione concitata, dobbiamo immaginare capannelli che si formano qua e là sul sagrato tra carnefici e vittime designate, un colpo di scena dopo l'altro, il primo è il più importante. Montesecco non se la sente più di ammazzare Lorenzo, le fonti dicono che la familiarità avuta con lui gli ha addolcito l'animo. Montesecco disse che non gli basterebbe mai l'animo commettere tanto eccesso in chiesa e accompagnare il tradimento con il sacrilegio. I congiurati devono trovare in fretta una soluzione per sostituire Montesecco. Nella loro comitiva ci sono anche due preti, due figure rimaste fino a quel momento ai margini. Viene affidato a loro il compito di ammazzare Lorenzo, è una scelta azzardata, ma non ci sono alternative. Stringendogli il tempo, furono necessitati dare questa cura a Antonio da Volterra e Stefano Sacerdote, due che per pratica e per natura erano a tanta impresa inettissimi. Risolta un'emergenza, se ne presenta un'altra. Giuliano è ancora ammalato e se ne vuole andare. Allora lo prendono sotto braccio, ridono e scherzano come si fa tra amici e per convincerlo a rimanere usano il suo punto debole, gli dicono che in Duomo ci sono delle belle donne che a lui piacciono e mentre lo spingono verso l'ingresso ne approfittano per toccargli i fianchi e verificare che lui non abbia la corazza, non ce l'ha, Giuliano è disarmato. A questo punto tutti entrano in chiesa, il segnale per far scattare l'azione sarà Ite missa est, andate, la messa è finita. Come furono alle bocche del coro, Lorenzo e Giuliano e gli altri cittadini lasciarono andare il cardinale a sedere dentro il luogo deputato e loro girarono intorno al coro, come è di consuetudine. Il cardinale, Lorenzo e Giuliano de Medici, i congiurati, tutti quanti entrano in Duomo dall'ingresso principale e arrivano qui al coro, la scena del crimine. Il coro aveva un aspetto diverso da come lo vediamo oggi, ma comunque era un recinto ottagonale chiuso con solo tre aperture. Giuliano va a sistemarsi da questa parte, Lorenzo dalla parte opposta. I due fratelli si separano per precauzione, già da tempo sospettano che qualcuno voglia eliminarli. Intanto uno dei congiurati entra in azione e con una scusa esce dalla chiesa. L'arcivescovo di Pisa lasciò il cardinale e con il suo seguito di famigli uscì dalla chiesa, dicendo di volere andare a casa sua per fare visita alla madre.
L'arcivescovo di Pisa è Francesco Salviati, una delle menti della congiura. Ce l'ha a morte con Lorenzo perché Lorenzo ha bloccato la sua nomina a vescovo di Firenze e ha sempre ostacolato la sua carriera nelle gerarchie ecclesiastiche. Ha detto che deve andare a visitare sua madre, ma non è vero, sta andando a Palazzo della Signoria, sede delle istituzioni cittadine, per occuparlo con i suoi uomini. A ciò che la signoria, o volontaria o forzata, seguita che fosse dei duoi giovani la morte, fosse loro favorevole. Intanto qui nel Duomo si prepara l'agguato, ripassiamo le posizioni di tutti i protagonisti. Da questa parte c'è Giuliano de' Medici, accanto a lui il suo amico Poliziano, testimone diretto dei fatti e più tardi cronista di tutta la vicenda. Alle spalle di Giuliano si avvicina Francesco De Pazzi, forse il più avvelenato dei congiurati, il primo a concepire il duplice omicidio. E poi arriva Bernardo Bandini, un banchiere finito in disgrazia, si è divorato il patrimonio, non ha più un soldo. Da questa parte del coro invece c'è Lorenzo. All'inizio era stato incaricato di ucciderlo un condottiero, Giovanni Battista di Montesecco, che però all'ultimo momento si è rifiutato di compiere un omicidio in chiesa. Così dietro Lorenzo ci sono i due che lo hanno sostituito, si chiamano Antonio Maffei e Stefano da Bagnone. Però sono due preti, non sono abituati ad uccidere e insieme non fanno la metà di un professionista delle armi come Montesecco. Essendo dunque preparati gli ucciditori, quelli accanto a Lorenzo, dove per la moltitudine che nel tempio era facilmente e senza sospetto potevano stare, e quegli altri insieme a Giuliano, venne l'ora destinata. Intanto la messa va avanti. I canti continuano e cresce la tensione nei congiurati in attesa del segnale convenuto che secondo alcune fonti è il momento in cui il sacerdote celebrante prende la comunione. Secondo altre invece è lite missa est, andate la messa è finita, seguito dal suono delle campane. Bernardo Bandini, Francesco Pazzi e gli altri congiurati fanno un cerchio e circondano Giuliano. Per primo il Bandini conficca una spada nel petto del giovane e lo trafigge. A Giuliano manca il respiro e cade a terra. Dopo il primo colpo di Bandini, Francesco De Pazzi si accanisce su di lui in una sorta di trance omicida che lo porta addirittura a ferirsi da solo. Con tanto studio lo percosse che, obcecato da quel furor che lo portava, se medesimo in una gamba gravemente offese. Nello stesso momento, dall'altra parte del coro, anche Lorenzo viene attaccato. Uno dei due preti lo prende per una spalla e cerca di ferirlo alla gola, ma Lorenzo si avvolge il mantello attorno al braccio e lo usa come uno scudo. L'altro prete però riesce a ferirlo al collo. A quel punto però Lorenzo ha tirato fuori la spada e si difende. Ma subito quell'uomo energico e coraggioso impugna la spada, si dirige contro i sicari, guardandosi intorno circospetto, e si tiene sulle difensive. Perso il vantaggio della sorpresa, i due preti continuano a colpire a casaccio. Si capisce che sono inesperti, inettissimi, dicono le fonti. Se ci fosse stato Montesecco, forse le cose sarebbero andate in modo diverso, forse Lorenzo sarebbe morto, ma Montesecco non c'è, si è tirato indietro. Per di più, Lorenzo non è solo, ci sono i suoi amici, la sua scorta, che gli fanno da scudo. E mentre tutto qui dentro succede in un attimo, in chiesa si diffonde il panico, la gente urla, corre qua e là e non capisce. Tutto risuonava di pianto e lamenti e non si sentiva nessuna parola chiara. Ci fu anche chi credette che la chiesa crollasse. Nella confusione l'unico che non perde la freddezza è Bandini. Vede che i due preti hanno fallito e si getta velocemente su Lorenzo, ma viene fermato da Francesco Nori, che è amico di Lorenzo, si sacrifica per lui e viene ucciso.
Intanto Lorenzo e i suoi passano qui, dietro l'altare, e cercano di andare a rifugiarsi là dentro, dentro la sagrestia nuova. Bandini non si arrende, continua ad inseguire, ma viene bloccato ancora, questa volta dai cantori del coro. Poliziano, che vive in prima persona questo momento così drammatico, racconta il sollievo suo, di Lorenzo e degli altri quando riescono a barricarsi dietro quella porta. Allora io, che mi ero recato nello stesso luogo, e alcuni altri, chiudemmo le porte di bronzo della sacrestia. Così stornammo il pericolo che ci sovrastava da parte del Bandini. Questa è la sacrestia nuova dove Lorenzo e i suoi trovano rifugio. Il Magnifico è ferito, lo si cura alla belle meglio. Qualcuno sorveglia la porta d'ingresso, qualcun altro, per paura che il coltello che lo ha colpito potesse essere stato avvelenato, gli succhia la ferita. Intanto Lorenzo pensa a suo fratello Giuliano, non sa se sia vivo o morto. Non si dava pensiero della sua salute. Chiedeva continuamente come stava Giuliano. Ogni tanto, pieno di indignazione, minacciava e dava sfogo alla sua rabbia. È una situazione sospesa. Qui dentro la sagrestia non si sa bene che cosa sta succedendo là fuori. Fuori dalla sagrestia non si capisce se la congiura è riuscita oppure no, ma a questo punto cosa prevede il piano dei pazzi? Cosa dovrebbe succedere nelle loro intenzioni? Dopo l'eliminazione di Lorenzo e Giuliano de' Medici, i pazzi e i loro alleati avrebbero dovuto prendere il controllo delle istituzioni della città e contemporaneamente gli eserciti schierati ai confini del territorio fiorentino avrebbero dovuto invaderlo. In molti si sarebbero avvantaggiati della fine dei Medici. Con ogni probabilità, Girolamo Riario sarebbe diventato il nuovo signore della città, mentre il duca di Urbino avrebbe avuto la possibilità di estendere il suo potere verso ovest, in particolare impadronendosi di città di Castello, Sansepolcro ed Arezzo, cosa che gli avrebbe garantito il dominio dell'Alta Val Tiberina e l'accesso alla Val di Chiana. Ferrante d'Aragona, re di Napoli, avrebbe invece indebolito il potere di Venezia, che rappresentava la sua principale preoccupazione, ma soprattutto avrebbe raggiunto lo scopo senza uno scontro diretto con la Serenissima. Con la fine dei Medici, Firenze sarebbe tornata a essere una repubblica. I meccanismi elettorali che per decenni avevano garantito il potere nelle mani della famiglia Medici sarebbero stati cambiati e infine la città sarebbe entrata nella sfera d'influenza pontificia. Inoltre, gli alleati milanesi e veneziani di Firenze ne sarebbero rimasti danneggiati, perché l'eliminazione dei Medici dalla scena politica internazionale avrebbe rafforzato, oltre al potere del re di Napoli, anche quello del re di Francia. Ma Lorenzo, ancora vivo e ferito nella sagrestia del Duomo, è il segno della fragilità del progetto e del fallimento a cui è destinato. Mentre qui nella sagrestia ci si lecca le ferite e ci si interroga su quanto sta accadendo, fuori nella chiesa i congiurati incominciano a rendersi conto che l'obiettivo fondamentale di togliere di mezzo i fratelli Medici contemporaneamente è fallito e la reazione è scomposta. Bandini, l'assassino di Giuliano, se la dà subito a gambe, esce da Firenze e fa perdere le sue tracce. Anche i due preti, i mancati assassini di Lorenzo, scappano. Guglielmo De Pazzi, cognato di Lorenzo, marito di sua sorella Bianca e sul cui coinvolgimento ci sono dei dubbi, si aggira per la chiesa urlando che lui non c'entra. Guglielmo De Pazzi gridava per la chiesa ad alta voce, dicendo che non ne sapeva niente e non era un traditore. Ci sono poi gli altri membri della famiglia De Pazzi, Jacopo e Francesco, che giocano il tutto per tutto, escono dal Duomo per strada, urlano popolo e libertà, cercano di tirare la gente dalla loro parte. Ma Francesco, come abbiamo visto, si è ferito da solo uccidendo Giuliano, non ce la fa più e torna a casa. Poi
poi Jacopo allora va da solo verso Piazza della Signoria. Intanto le campane continuano a suonare e l'altro congiurato, Francesco Salviati, pensa, sbagliando, che quello sia un segnale per lui e cerca di occupare il palazzo della Signoria. L'arcivescovo Salviati, arrivato al palazzo, lasciò parte dei suoi da basso, con ordine che appena sentissero il segnale, occupassero la porta. Seguendo la manovra di Francesco Salviati, siamo arrivati in Piazza della Signoria. L'obiettivo dell'arcivescovo è prendere possesso del Palazzo dei Signori e annunciare alla città di Firenze il colpo di Stato. Tutto si gioca sul filo dei minuti, delle poche centinaia di metri che separano questa piazza dal Duomo e sulle voci che cominciano a circolare di bocca in bocca. I pazzi hanno organizzato una congiura, è fallita, Giuliano è morto, ma Lorenzo è ancora vivo. In questi attimi, dominati dall'incertezza, Salviati decide di procedere comunque secondo il piano. Dopo aver lasciato i suoi da basso, sale nelle stanze del palazzo, vuole togliere di mezzo la massima autorità cittadina, il gonfaloniere di giustizia Petrucci, uomo fedele ai Medici. L'arcivescovo di Pisa fa allontanare ogni testimone e chiama Cesare Petrucci con l'intenzione di trucidarlo. Dice di voler riferire diverse cose a nome del pontefice. Ma Petrucci legge qualcosa di sospetto nella faccia e nel tono di voce di Salviati. Capisce che quella frase, voler riferire cose a nome del pontefice, è una scusa, chiama le guardie. Salviati allora scappa, Petrucci si arma con quello che trova a portata di mano, uno spiedo da cucina, e si barrica nella torre più alta. Intanto gli uomini di Salviati combinano un disastro, si chiudono in una stanza da cui non riescono più a uscire. In pratica si fanno prigionieri da soli. Nella cancelleria per sé medesimi si rinchiusero, perché quella porta era congegnata in modo tale che una volta chiusa da dentro si poteva aprire solo con la chiave. Riassunto della situazione: Francesco Salviati, l'arcivescovo di Pisa, mente della congiura, sta cercando di squagliarsela. Il suo braccio destro, Jacopo Del Poggio, è stato arrestato. Il grosso della banda armata dei congiurati si è chiuso in una stanza. Jacopo De Pazzi è qui in piazza che urla popolo e libertà, ma nessuno gli dà retta. Dietro quelle mura e su quella torre i signori, i membri del governo della città, cominciano a reagire. I signori che tenevano la parte superiore del palazzo salutarono Jacopo De Pazzi con i sassi e con le minacce e riuscirono a disorientarlo ancora di più. Jacopo De Pazzi è rimasto solo con un pugno di uomini, incominciano anche a dirgli di lasciar perdere, di tornarsene a casa, ma ormai è tardi. I fiorentini hanno capito quello che è successo. La folla dilaga ovunque, attacca i complici dei congiurati, li ammazza per strada, si accanisce sui cadaveri e li fa a pezzi. Sullo stemma dei Medici ci sono delle palle scolpite in rilievo e il loro grido di battaglia è palle palle, lo stesso grido risuona un po' ovunque in città, è il segno di riconoscimento dei partigiani dei Medici, la colonna sonora della vendetta. Il fallimento ormai è evidente, Jacopo De Pazzi si dà alla macchia, troppi errori, troppi imprevisti, ma soprattutto un calcolo sbagliato, la congiura non ha nessun seguito, i Medici invece hanno un grande consenso, il popolo li vede come dei benefattori, non come dei tiranni. L'unico che lo aveva capito era stato Giovanni Battista di Montesecco, quello che all'ultimo momento si è rifiutato di uccidere Lorenzo. Aveva provato anche a dirlo agli altri congiurati, ma nessuno gli ha creduto. Firenze è una gran cosa e Lorenzo è molto ben voluto, per quanto ne so io. La città è in rivolta, ma Lorenzo non sa nulla di quello che sta succedendo. È ancora qui, dentro la sagrestia, barricato con i suoi, non sanno bene
cosa fare. Poi sentono delle voci, arriva qualcuno che li incita ad uscire. Grazie a Poliziano abbiamo il virgolettato, la frase precisa: esca, esca Lorenzo prima che gli altri prendano forza. Ma Lorenzo non si fida, chiede notizie di suo fratello, dov'è Giuliano, e nessuno gli risponde. Allora un suo amico d'infanzia, che è con lui e si chiama Sigismondo della Stufa, si arrampica fino a una finestrella che si apre dietro l'organo e da cui si può vedere chi c'è in Duomo. Subito capisce quale delitto è stato commesso dal cadavere di Giuliano. Vede che sono amici quelli che stavano davanti alla porta e ordina di aprirla. Gli amici di Lorenzo lo circondano mentre lo portano fuori, vogliono proteggerlo e non solo fisicamente. Vogliono risparmiargli la vista di suo fratello, per questo gli fanno fare giri tortuosi per farlo passare lontano dal corpo. Poliziano però lo vede, Giuliano è irriconoscibile, coperto di sangue, sfigurato da 19 ferite. Vacillante e fuori di me per l'immensità del dolore, sostenuto da alcuni amici, fui ricondotto a casa. Lorenzo, scortato, protetto dalla gente, arriva a casa. Intanto monta la rabbia popolare contro i congiurati. Prende forma una rivolta spontanea che si allarga sempre di più. Gruppi di armati si organizzano senza bisogno di aspettare ordini e irrompono qui, nel cortile del palazzo della famiglia Pazzi, dove si è rifugiato Francesco. Piombano nella sua camera da letto e lo trovano nudo, debole, ferito gravemente, lo trascinano a Palazzo della Signoria e subito lo impiccano a una finestra. La caccia all'uomo è cominciata, il secondo a essere preso è l'arcivescovo Salviati. Gli fanno fare la stessa fine di Francesco De Pazzi, lo impiccano alla stessa finestra. I due corpi appesi quasi si sovrappongono e Poliziano descrive la scena insistendo su aspetti veramente horror. Mentre veniva spinto giù, morse il cadavere di Francesco Salviati e nel momento in cui veniva soffocato dal capestro, con gli occhi spalancati e furiosi, ne azzannava una mammella. I fiorentini vogliono sterminare la famiglia De Pazzi e il ricercato numero uno è Jacopo, che dopo essere stato preso a sassate in Piazza della Signoria, in questo palazzo non mette più piede e scappa nelle campagne. Ma un contadino lo riconosce, lui cerca di corromperlo, inutilmente viene riportato a Firenze e impiccato pure lui. Siccome è un famoso bestemmiatore, le fonti dicono che muore con coerenza, raccomandando l'anima al diavolo. Tra esili, linciaggi e esecuzioni sommarie, l'unico che si salva è il cognato di Lorenzo, quello che in chiesa urlava «Io non ne so nulla, io non c'entro». Guglielmo De Pazzi, di Lorenzo cognato, nelle case di quello e per la innocenza sua e per l'aiuto della Bianca, sua moglie, si salvò. I due preti che hanno aggredito Lorenzo si sono rifugiati dentro un'abbazia, l'abbadia fiorentina. Qui vediamo il campanile nel cuore della città. Vengono trovati qualche giorno dopo, torturati, mutilati e alla fine impiccati. Anche i monaci che li hanno protetti rischiano di fare una brutta fine. L'unico che ha una morte più dignitosa è Giovanni Battista di Montesecco. La sua defezione in extremis ha salvato la vita a Lorenzo e poi, come una sorta di pentito moderno, ha confessato, svelando il retroscena della congiura, il coinvolgimento del Papa e del suo entourage. Per questo gli viene concesso il privilegio della decapitazione. Una volta che la vendetta è compiuta, Firenze è un'altra città, gli equilibri si sono spostati a favore dei medici, che ne approfittano. La congiura dei Pazzi ha conseguenze politiche favorevoli al potere di Lorenzo dei Medici. Innanzitutto la vendetta permette al Magnifico di eliminare i congiurati uno a uno. Molti membri della famiglia dei Pazzi vengono uccisi e altri sono mandati in esilio. Vengono poi cancellate le immagini, i ritratti dei Pazzi e tutti i segni della loro presenza a Firenze. Sono così eliminati fisicamente e idealmente i principali avversari dei Medici.
Senza di loro, il Magnifico non ha più ostacoli interni. Per quello che riguarda i rapporti internazionali, invece, la prima mossa di Lorenzo è ricacciare indietro gli eserciti che avrebbero dovuto sostenere il complotto e conquistare i territori della Repubblica. Il successo ottenuto gli permette di infliggere un duro colpo agli avversari e di farlo mantenendo la legittima ragione delle sue azioni. Sisto IV prova a reagire lanciando la scomunica contro Lorenzo e l'interdetto contro la città, ma i fiorentini entrano in guerra contro il Papa e il re di Napoli. Firenze può contare sull'alleanza con la Serenissima e con il Duca di Milano, ma la situazione diventa in breve molto critica e rischia di sfuggire al controllo della Lega Tripartita. È Lorenzo a salvarla, andando personalmente a Napoli e trattando con Ferrante d'Aragona. Una mossa diplomatica vincente che gli permette di staccare il re napoletano dalla Lega nemica e soprattutto isolare Sisto IV dai suoi alleati e costringerlo alla pace già nel marzo 1480. Il successo così ottenuto segna un incremento della potenza di Lorenzo e gli permette una politica di alleanze, accordi e nuovi equilibri e il riconoscimento internazionale del suo peso politico. La pace successiva del 1486 viene unanimemente considerata merito di Lorenzo, al quale da quel momento in poi è attribuito il ruolo di ago della bilancia d'Italia. Al di là dei nuovi scenari che si aprono dopo il fallimento della congiura, c'è ancora un personaggio chiave di tutta la vicenda di cui dobbiamo seguire le tracce, è Bernardo Bandini, l'assassino di Giuliano. Il suo destino e la vendetta fredda di Lorenzo de' Medici si compiono qui, nel cortile del Palazzo del Bargello. È passato un anno e mezzo, quasi tutti i congiurati sono stati puniti. Manca ancora lui, che dopo l'agguato in Duomo è riuscito a scappare risalendo l'Arno. Il Bandini, fuggendo, si imbatté nel Tifernate, che lo accolse nel suo esercito, e raggiunse Siena. Questo Lorenzo Tifernate è uno dei condottieri schierati ai confini di Firenze, uno di quelli che avrebbe dovuto invaderne i territori se la congiura avesse avuto successo. Ma le cose sono andate diversamente, Tifernate si è dovuto ritirare e Bandini ne ha approfittato, si è nascosto, confondendosi tra le truppe del suo esercito. Questa è l'unica notizia certa che abbiamo sulla sua fuga. Poi la pista di Bandini si perde, ma Lorenzo non se lo dimentica e mette una taglia sulla sua testa. Furono stabiliti pubblicamente e annunciati dai banditori premi per coloro che o avessero ucciso o lo avessero catturato vivo. La caccia va avanti per mesi, fino a quando Bandini riaffiora addirittura a Costantinopoli, da poco finita in mano turca. A Firenze arriva la notizia che il sultano Maometto II lo ha fatto arrestare. Inizia così un gioco diplomatico tra i Medici, la città di Firenze e Maometto II, che si chiude con la consegna di Bandini a un inviato fiorentino. La mattina del 29 dicembre, con addosso ancora i vestiti turchi con cui è arrivato, Bandini viene impiccato a una delle finestre di questo palazzo. Mescolato alla gente, tra i curiosi, c'è anche una specie di reporter eccezionale. È Leonardo da Vinci che mette mano a un foglio e ne fissa per sempre l'ultimo istante di vita.